La settimana della cultura calabrese è un mix di iniziative. Parleremo di libri, parleremo di arte, parleremo di spiritualità, parleremo di grande bellezza. E quest'anno, per la 12ª edizione, abbiamo scelto Corazzo, perché Corazzo significa anche gli 800 anni della morte di Gioacchino da Fiore. Vogliamo in qualche modo in questa settimana raccontare tutto il bello che c'è in Calabria. La particolarità, la novità di quest'anno è che si è aggregata alla comitiva della settimana della cultura calabrese anche un artista, Antonio Lagamba, che ha voluto rendere il luogo di Corazzo un panorama bellissimo, scenografico, di alcune delle sue più significative opere. Poi ancora Antonio Lagamba ha voluto regalare alla comunità di Carlopoli e di Castagna un'opera, così che venga ricordato per sempre che cosa ha fatto Gioacchino da Fiori per questi luoghi. La settimana della cultura però è anche una serie di incontri con i primi cittadini. I sindaci dei quattro comuni ci porteranno a visitare i loro borghi, ci offriranno il caffè e incontreremo innanzitutto una grande umanità, l'umanità di paesi un po' lontani dai grandi centri che contano in Calabria, ma dove c'è veramente tanta bella gente che può aiutarci a capire il motivo per cui facciamo delle cose. Una delle presentazioni più interessanti è quella che faremo il 10, mercoledì 10, quando parleremo di solidarietà. Ci sarà tra noi il Vescovo di Cassano, Monsignor Savino, che ci aiuterà anche a capire che cosa vuol dire per gli uomini di oggi capire e guardare negli occhi gli uomini che stanno più indietro. Sarà con noi anche Don Dan De Bruno, che è il fondatore della comunità Regina Pacis, per recuperare quelli che in qualche modo sulla loro strada hanno incontrato il dramma della droga. E poi ancora tante mostre, tante iniziative, e spero che in questa settimana non ci siamo dimenticati di nessuno, perché la cosa che più vogliamo fare è proprio quella di guardare il reale, amarlo e capire che intorno a noi, fra di noi e vicino a noi c'è veramente tanto di bello.